quando un giudice può emettere un'ordinanza di carcerazione. Non certo in tutti i casi. Prima di tutto deve trattarsi di un reato grave. Ad esempio, il nostro codice di procedura penale prescrive la custodia cautelare in carcere per i reati puniti con la pena dell'ergastolo o la cui pena edittale non sia inferiore a 5 anni di carcere. Ma non basta un reato con una pena grave a far scattare la misura custodiale. Occorre in primis che pendano sul capo dell'indagato gravi indizi di colpevolezza.